A Orvieto, dominante dall'alto del suo massiccio le valli dell'Umbria, si è recato il Duce a inaugurare i nuovi locali del collegio magistrale femminile annesso all'Accademia Femminile di Educazione Fisica. Il collegio magistrale è il vivaio dal quale sono tratti ogni anno i migliori elementi dell'Accademia, che può essere considerata la vera università femminile della GIL. Negli scorsi anni la direzione del collegio ha dovuto respingere molte domande d'ammissione e i nuovi locali inaugurati dal Duce sono stati costruiti appunto per dare al collegio una sede capace di accogliere fino a 170 allieve, il doppio circa di quelle ospitate finora. All'educazione nazionale del giudice e il vice segretario del partito Mezzo Thomas inaugurano l'anno scolastico all'Accademia Femminile della GIL. Istantanee dei saggi ginnastici, sportivi e coreografici eseguiti dalle allieve. La Superiore Fascista Agraria Sant'Alessio ha iniziato i suoi corsi. Questa scuola, dipendente dal partito e gestita dalle confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori agricoli, si propone la preparazione di dirigenti tecniche fasciste delle massaie rurali. La scuola ha sede nelle vicinanze di Roma in pieno agro romano. L'obiettivo coglie le allieve durante le ore di esercitazione. Eccole ad una lezione di veterinaria pratica. Nella conigliera. Dosatura dei conigli d'angora. L'ora di apicoltura. Mungi
cultura e governo delle mucche. Ritorno dai campi. Pratica di panificazione. In cucina. Come si apparecchia la tavola. Nelle ore di riposo le allieve lavorano maglie per i soldati. La gioventù italiana del Littorio ha nell'Accademia Femminile d'Educazione Fisica di Orvieto la scuola delle future insegnanti di questa disciplina alla quale il regime attribuisce giustamente tanto valore. Un corpo forte, temprato ai sani esercizi muscolari, se farà del ragazzo il buon soldato di domani pronto al servizio della patria, consentirà alle future donne d'Italia di adempiere con piena integrità fisica alla loro missione di madri. L'addestramento delle allieve nell'Accademia di Orvieto avviene in base a razionali criteri. Accanto alle materie di studio, tra cui predominano quelle che hanno attinenza alla medicina e all'igiene, le esercitazioni ginnastiche tendono ad escludere ogni rude prova per dare la preferenza ai movimenti ritmici e in genere a quegli sport che procurano uno sviluppo armonico più che atletico del corpo. Così, sullo sfondo di uno dei paesaggi più ridenti d'Italia, in un ambiente modello per installazioni, lindura e semplice eleganza, queste giovinette si preparano in serenità al loro compito di educatrici fasciste. Ci stiamo pericolosamente avvicinando alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Ma molti sembrano non accorgersene, come queste ragazze, spensierate.
Per completare la cultura fisica e scientifica formativa della perfetta istruttrice dell'opera Balilla, Sua Eccellenza Renato Ricci ha voluto che ogni anno l'Accademia Femminile Fascista di Orvieto seguisse un corso di sci. E quest'anno le giovani accademiste si sono trasferite per 20 giorni a Colle Isarco. Le valli del Brennero hanno visto questa schiera disciplinata e gaia cimentarsi con entusiasmo nel sano esercizio invernale. E le nostre popolazioni di confine hanno avuto così il modo di conoscere da vicino questa bella organizzazione del regime per l'educazione fascista delle giovani dirigenti dell'opera Balilla, che durante la loro permanenza hanno conquistato l'affetto di tutti i bimbi della regione. Salutato dalla consueta, impeccabile formazione di una centuria di allieve, il ministro segretario del partito inaugura ad Orvieto l'anno accademico dell'Accademia Femminile di Educazione Fisica della Gioventù Italiana del Littorio, presenziandovi la cerimonia della benedizione del Gagliardetto del gruppo universitario fascista dell'istituto.
guidato dal rettore dell'Accademia, senatore Versari, e dalla comandante, Sua Eccellenza Muti, ha quindi visitato il magnifico istituto, ammirando la razionale distribuzione e la sobria eleganza dei locali, la moderna attrezzatura ginnico-sportiva e la perfezione degli impianti igienico-sanitari che fanno degna cornice a questa impareggiabile istituzione che rifornisce i quadri delle educatrici fasciste.